Aveva 29 anni il motociclista morto poco dopo il ricovero a Sant'Anna di Como in seguito ad un incidente avvenuto a Rebbio. Il giovane si è scontrato contro un'auto, troppo gravi le ferite riportate. Due moto si sono scontrate frontalmente a Vallio Terme. Uno dei conducenti, ferito in modo grave, è stato portato con l'elisoccorso al civile di Brescia. Feriti anche la fidanzata e l'altro motociclista. Incidente questa mattina all'incrocio fra via Battagio e via Magenta a Lodi. A causa di una mancata precedenza, uno scooter si è scontrato con un fuoristrada. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso sul posto dal 118 e poi condotto in ospedale. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale. La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto ben 45 persone che percepivano dall'INPS assegni e pensioni non dovute. Si parla di un danno allo Stato di 1 milione di euro. Le persone sono state denunciate alla Procura. Tentava di entrare nel nostro paese con 110.000 euro non dichiarati. Un ingegnere russo residente in Italia è stato bloccato dai finanzieri al valico di Ponte Chiasso. Denaro sequestrato e sanzioni in arrivo. È stato presentato questa mattina a Lodi, nelle aule delle primarie di Corso Archinti, il nuovo libro del Parco Adda Sud. Si tratta di storie di animali nel parco, lo ha scritto Maria Rosa Bragadini, prendendo spunto dagli uccelli presenti lungo il corso dell'Adda. Alla presentazione sono intervenuti Anna Maria Ferrari, dirigente scolastico, Silverio Gori, presidente del parco, e Riccardo Groppali, consulente scientifico. Dovrà rispondere di violenza privata e danneggiamento l'ambulante senegalese di 32 anni residente a Romanengo, identificato dai carabinieri di Crema. Nel parcheggio dell'ospedale maggiore della città ha danneggiato la vettura di una 44enne alla quale aveva cercato invano di vendere con insistenza la sua merce. I carabinieri di Camisano hanno denunciato alla procura di Cremona un noto pregiudicato e tossicodipendente di 40 anni, residente in paese. L'uomo aveva percosso con un sasso la madre di 73 anni ed aveva minacciato con il coltello il padre di 79. Sequestrate diverse armi bianche. Prosegue a Crema la stagione di prosa del Teatro San Domenico. Martedì alle 21 è in programma la riduzione teatrale del romanzo di Italo Svevo, La coscienza di Zeno, curata da Tullio Zezzik. Sul palcoscenico la compagnia di Giuseppe Pambieri per la regia di Maurizio Scaparro. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di un cinquantenne trovato morto nella sua abitazione a Sant'Angelo Lodigiano. Quando sono intervenuti i soccorsi, infatti, la casa era satura di gas ed i rubinetti della cucina erano aperti. Sono agli arresti domiciliari due ventenni arrestati dai carabinieri di Castiglione d'Adda. Nella loro auto sono stati trovati involucri contenenti marijuana ed anche durante i controlli nelle loro abitazioni è stata trovata droga. È in carcere a Pavia il 66enne di Sant'Angelo Lodigiano che per rientrare in possesso di un suo appartamento a Magherno ha assalito un 17enne e minacciato una donna di 43 anni. L'uomo è stato trovato in possesso di una pistola con 6 colpi in canna. Sono in corso accertamenti per capire le cause dell'incendio che ha completamente distrutto una vettura a Castelvetro. Il conducente era appena sceso dall'auto quando, dopo pochi minuti, questa ha preso fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Un cinquantenne di Torre de' Giorgi è morto in un incidente avvenuto a Romagnese. L'auto che stava guidando è infatti uscita di strada precipitando nel torrente Tidone. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
Due sorelle di 61 e 65 anni sono state rapinate a Broni. Le due sono state sorprese da quattro malviventi nel cortile di casa, immobilizzate e legate. I quattro, dopo aver messo a soqquadro la casa, sono fuggiti con 500 euro in contanti.